Benvenuti, benvenuti a Telese Terme, comune in provincia di Benevento, noto per le sue acque sulfure, ma anche per la mezza maratona giunta all'ottava edizione per la seconda volta, sede dei campionati italiani di mezza maratona, andati in scena il 15 ottobre. Un cordiale saluto dal sottoscritto Marco Trifisciano, un saluto anche a Carlo Cantales, mio gradito ospite che oggi ci accompagnerà in questa sintesi dove rivivremo le fasi salienti della gara femminile e maschile. Questo è il percorso che mi dicevi spettacolare. Ciao Marco, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Sì, stiamo vedendo quella che è la cartina che racconta del percorso di gara all'interno del comune di Telese Terme, con piccolo passaggio anche per il comune di San Salvatore Telesino, qui nella parte più alta del percorso, e che attraversa, oltre che tutta la valle telesina, alcuni dei posti più belli sia naturalistici che architettonici e culturali di questa bellissima terra del Beneventano, finendo poi nelle prossimità del lago di Telese, che è una delle particolarità visto che è un lago dedito alla pesca sportiva. Partenza da Via Europa, arrivo a Piazza Minieri, unico tracciato, unico giro da 21.097. Questo vedete il cartello in grafica che ci ricorda che qui a Telese si è assegnato il titolo 2023 di mezza maratona. Queste sono le protagoniste della gara femminile che partirà, partenze scaglionate come vedete sullo sfondo, circa 2000 gli atleti iscritti a questa edizione. Dicevamo dunque, partiamo dalle donne, dopo 15 minuti partiranno gli uomini, un po' davanti tutte quelle che saranno le protagoniste annunciate. Avete ascoltato la voce del presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, che ha ufficiato il momento della partenza e che ha dato il via a queste circa 200 atlete che hanno corso qui a Telese per contendersi il titolo italiano individuale, ma anche per concorrere all'assegnazione del titolo italiano a squadre, visto che a Telese Terme si è svolta la terza e ultima prova del campionato italiano di società di corsa, iniziato mesi e mesi fa, prima con il 10.000 su pista e poi con quello su strada. Questo è Viale Europa, il bellissimo vialone di partenza che transita davanti all'ingresso delle terme Minieri. Invece le antiche terme Jacobelli sono nella parte finale del tracciato, una volta superato il lago di Telese, come dicevamo prima, e questo viale poi sarà affrontato tra pochi minuti anche dalla gara maschile, che ricordiamo ancora una volta è partita scaglionata rispetto a quella femminile, permettendo quindi anche l'omologazione dei tempi di entrambe le gare, non essendoci commistione tra le due competizioni. In ogni caso un bellissimo colpo d'occhio, Marco, perché vedere poi una città, un comune sgombro dalle auto e così pieno di maglie colorate dà sicuramente una bella emozione a chi ama questo sport, ma non solo. Dicevamo mezza maratona di Telese, che in pochi anni è diventato un appuntamento fisso. L'anno scorso è stata la più veloce in Italia, mentre ora qua siamo sulla testa della gara, come già detto campionato di società, e dunque non solo atlete italiane al via. Percorso con tante curve ma anche tanti rettilini, e qui invece già siamo chiaramente in sintesi il salto alla gara maschile. Vedete il serpentone colorato separato a scaglioni in base anche ai tempi di iscrizione. Sì, una necessità quella di creare le griglie di partenza proprio per garantire soprattutto ai top di non avere ostacoli lungo il proprio percorso, soprattutto nelle prime fasi di partenza, che sono quelle un po' più critiche. Partenza in questo caso ufficiata dal sindaco di Telese, che è stato presente tutta la giornata a corollario della gara, anche segno della attenzione dell'amministrazione comunale rispetto a un evento così importante come è diventato quello di Telese. Come dicevi tu, l'anno scorso la mezza più veloce d'Italia, con il tempo di 1.00.29 per la vittoria maschile di Peter Njeru Mwangi, e invece la vittoria al femminile 1.07.08 di Catherine Relin Amangole, che vinse invece la gara tra le donne giusto 12 mesi fa.
questo il Fiume Colorato con i palloncini dei pacemaker, anche della gara maschile che poi ha anticipato l'ultimo start. Vedete lateralmente al bordo strada le maglie rosa, perché la città e l'organizzazione hanno previsto anche una passeggiata in rosa per coinvolgere ulteriormente il territorio, la città e anche le persone che non erano intenzionate a partecipare alla gara competitiva. Qui il tema, senti tanti big azzurri, il tema è sfida tra appunto gli italiani che concorrono per il titolo, e cioè Necca Crippa, Pasquale Selvarolo, Marco Fontana Granotto, anche Francesco Candiani e Ascender, mentre qua siamo tornati sulla testa della corsa femminile. Sto dicendo, dovranno vedersela comunque gli azzurri con il burundiano Ntaka Kuritama e il keniota Nyakundi, tesserati per società italiane, dunque in corsa per il titolo a squadre. Qua invece stacchiamo sulla testa della corsa maschile. Ho visto alcuni nomi noti del panorama italiano, c'era Stefano Massimi in questo momento, Atletica Vomano alla guida, mentre qui torniamo sulla gara femminile, si spiccavano le maglie di Caivano, in questo caso la maglia della Polizia di Stato di Rebecca Lonedo, la maglia del CUS Battaglio Torino di Anna Arnaudo, tutte atlete ovviamente di primissimo rilievo italiano, ma anche le due atlete di Carnagione Scura che sono qui inquadrate e che sicuramente daranno filo da torcere alle ragazze sino all'ultimo metro, in particolare Teresia Omosa Quamboca, che è tesserata per il team della Caivano Runners, la maglia giallo fluo, e poi vedete accanto anche la maglia del GS Lamari. Qui siamo invece tornati sulla gara maschile, facciamo dei flash ovviamente in parallelo, sì, ping pong tra le due gare, mentre le nostre azzurre Arnaudo e Lonedo tengono il passo delle avete visto Keniane. Il passaggio al quindicesimo chilometro poco fa, c'erano le bandiere ovviamente di riferimento, segno che le atlete stavano per raggiungere la zona del lago, e poi l'ultimo tratto che poi va a portare verso il rettilineo d'arrivo con l'ultimo chilometro praticamente dritto sino all'arco del traguardo, dove saranno posizionati due tabelloni cronometrici, quello di destra relativo alla gara femminile, quello di sinistra invece relativo alla gara maschile. Qui invece torniamo sugli uomini con il ritmo portato da Nyakundi Dixon Simba, atleta della Caivano Runners, che si gioca la prima posizione del campionato di società a squadre in chiave femminile, quinto posto invece al parziale per quanto riguarda quello maschile. E c'è una Arnaudo in grande forma, la vediamo sicura davanti, e ora lei è a dettare il ritmo. Qua siamo di nuovo su Nyakundi e Kimutai in testa al gruppo maschile, si intravede Selvarolo, Necca Crippa ben appostato alle spalle dei battistrada. Qua nuovamente sulla gara femminile, un alternarsi in testa, dopo aver tirato prima l'Arnaudo ora ha ceduto il passo, ma è sempre Livi che controlla. Vai Stefano! Si è udito un vai Stefano riferita a uno dei tanti atleti in gara. Qua siamo di nuovo sulla testa della corsa femminile, sia Lonedo che Arnaudo tengono bene. Come vedete questi bellissimi vialoni lunghi, asfaltati, nonostante le tante curve, ma sono larghe, quindi permettono di mantenere il ritmo agli atleti anche nei cambi di direzione. Qui il plotone invece della testa al maschile è ancora abbastanza compatto, al femminile rimangono in 6 per l'ultimo tratto di gara, in attesa ovviamente dello spunto finale che poi speriamo porti, oltre che alla vittoria di una delle azzurre, anche e soprattutto a tanto spettacolo per coloro che sono e saranno a bordo strada ad assistere. Questo, ripeto, è l'ultimo tratto, quello che va nella parte più lontana dal centro di Telese, quello che si porta all'interno della zona più verde della valle e che poi riavvicinerà nuovamente al traguardo, mentre qui continua incessante e cadenzato il ritmo dei battistrada al maschile, che si trovano ovviamente a sorpassare la coda della gara femminile partita 15 minuti prima. E qui ancora azzurri nascosti,
mentre qua davanti sembra aver preso un certo vantaggio Omosa e la compagna di fuga più lontana, è una quarantina di metri, le azzurre, l'Onedo e Arnaudo. Sì. Mentre qui più compatto il gruppo degli uomini. Ancora tutto può succedere. Arnaudo comunque in buona spinta. Servarole è sempre, ecco, lì. Momento del ristoro che non è mai semplicissimo, soprattutto se c'è qualche sorpasso da dover effettuare. E qui c'è l'allungo. No, forse probabilmente in realtà siamo in coda al gruppo di testa. Di testa della gara femminile. Vediamo se ora dovrebbe essere in testa. C'è Omosa. Lì vediamo attardate di una cinquantina di metri le azzurre, mentre qui il gruppo degli uomini con Neca Crippa e Selvarolo sempre nel gruppo di testa. Il vantaggio qui aumenta per le leader della gara femminile. Sono probabilmente lo strappo che hanno dato in questo frangente ha particolarmente avuto ricadute sulle dirette avversarie. Come vedete la Cheroben si è staccata, le due azzurre inseguono e questa coppia di testa poi si porterà probabilmente a giocarsi le prime posizioni, anche se questo è il tratto un po' più impegnativo del percorso, perché nonostante sia abbastanza lineare ci sono dei piccoli tratti dove la pendenza sul totale del percorso si avverte e quindi potrebbe comunque nell'ultimo tratto del tracciato andare a condizionare non solo il ritmo ma anche le posizioni finali di gara. Continua, questo è Poltion Geek, già vincitore della Telesi Half Marathon nel 2018, gara che lo diciamo per la cronaca è stata vinta anche nel 2015 da un nostro caro beniamino come Andrea Lalli, che vinse all'epoca il titolo italiano nella precedente edizione dei campionati tricolori qui a Telese, edizione che invece in quel caso al femminile fu vinta da Laila Sufian del portacolori dell'esercito italiano, che oggi avrebbe dovuto vedere tante altre atlete presenti, ma come dicevamo periodo di molto intenso sul piano del calendario di fine anno, tant'è che soltanto 15 giorni fa si sono svolti i campionati del mondo di corsa su strada, prima edizione nel nuovo format che ha visto il 5000, il miglio e la mezza maratona nella stessa giornata, in quel di Riga in Lettonia, dove abbiamo avuto tanti atleti azzurri che sono stati impegnati lungo le strade della capitale lettone. Qui intanto ci sono sempre le azzurre attardate, mentre la Omosa sembra aver preso il largo. Siamo tornati sulla gara maschile, azzurri in coda al gruppetto di testa. Qui è netto un centinaio di metri vantaggio della Omosa. Alle spalle inseguono l'Onedo, Arnaudo. Le due maglie giallo fluo della Caivano Runners che guidano in parallelo la gara maschile e femminile, e chissà che questo vantaggio non sia tale da essere portato immutato sino al traguardo, mentre ovviamente essendo qualche chilometro più indietro la gara maschile è ancora più compatto il gruppo, come è accaduto poi nelle fasi precedenti della gara femminile. Sono in sei in questo momento, vedete la maglia, come dicevamo, delle Fiamme Azzurre di Pasquale Selvarolo, e continua invece la Omosa. Contrastato il dominio della Omosa, Caivano Runners sembra involarsi verso la vittoria. Alle spalle non si intravedevano le avversarie, mentre qui siamo nuovamente su questo mix continuo, gara maschile, gara femminile. Questo è un tratto di discesa, quindi aiuta anche a recuperare po' di energia e di fiato, mentre vedete anche qui le maglie della Casone Noceto, società che record attualmente è in lizza per l'assegnazione del titolo a squadre di quest'anno. Qui il passaggio all'interno proprio del parco
delle terme Minieri, che sono praticamente la location di tutta la logistica della manifestazione, con la consegna maglie, la consegna premi e soprattutto l'arena bellissima nelle quali si svolgerà poi la premiazione finale della gara e del campionato italiano. Questo ancora è un tratto di salita Omosa, che è un piccolissimo tratto di salita che porta verso la rotonda dove si accede praticamente al paese e alla cittadina di Telese. Ancora gruppo compatto invece al maschile. E qui la Omosa Caivano Runners, squadra che nel 2019 ha già vinto il titolo di società. La Casone Noceto invece credo sia al 13° tentativo di vittoria di questa speciale classifica, che dicevamo è composta dal 10.000 su pista, il 10.000 su strada e la mezza maratona, in attesa di sapere se invece nel 2024 tornerà anche il campionato italiano di corsa campestre a far parte di questo circuito e di questo campionato italiano. Intanto questa è la gara femminile, maschile, con Iacundi in testa e Necca Crippa in coda al gruppetto. Siamo tornati sulla Omosa, nuovamente sulla gara maschile, dove è tutto ancora da decidere, mentre a livello femminile sembrano già determinate le posizioni. Vedremo ora in questi ultimi chilometri se questo campionato italiano di mezza maratona, mentre stiamo vedendo in risalita Necca Crippa, in splendida solitudine ancora la Omosa, gara femminile. Questo è Takaru Timana della Casone Noceto, che prova a prendere il largo. Eccoci qui al lago di Telese, questo è il più grande lago della provincia di Benevento, un lago non balneabile ma che viene utilizzato, come dicevo prima, dagli appassionati di pesca sportiva, perché davvero è una piccola oasi naturalistica all'interno del percorso anche di gara, e che quindi dà anche un po' di sollievo visivo ed emotivo a chi sta correndo da tanti chilometri in direzione dell'arrivo. Mentre nell'ultima inquadratura dell'Omosa abbiamo visto la Arnaudo in parziale rimonta, qui siamo tornati sulla gara maschile. Necca Crippa terzo, controlla abbastanza bene il passo del battistrada Iacundi. Qui cominciano a farsi rivedere le azzurre all'inseguimento rush finale, perché la gara sta per terminare, non manca ancora molto per assegnare questo titolo italiano. Vediamo infatti, qui siamo saltati al momento cruciale in cui Anna Arnaudo riduce il gap e raggiunge Teresia Cambocca Omosa. Qui sempre Iacundi in testa dall'inizio, e dopo aver fatto lunga gara di testa in solitudine la keniota ora deve seguire il passo dell'azzurra. In realtà ora sono spalla a spalla. Dovremmo essere intorno al 19° chilometro all'incirca, ed è bello anche vedere così pimpante ritrovata Anna Arnaudo, che comunque vanta un palmarès importante, lei sia nella corsa in montagna che nel cross, sia da under 20 che da under 23 che da assoluta, ha vinto tante medaglie in questi anni, ma che soprattutto è stata la portacolori azzurra 2 anni fa a Tallinn in occasione degli europei under 23 su pista, dove vinse quel bellissimo argento sui 10.000 in pista. Adesso la vediamo spingere, addirittura allungare, staccare la keniota. Momento decisivo del campionato italiano di mezza maratona qui a Telese Terme. Questa è la gara maschile. Dovrebbe esserci nel gruppetto anche Necca Crippa, che fino a pochi istanti fa abbiamo visto bene in controllo. Questa è la Arnaudo che in questa progressione finale su Viale Europa. Questo è Viale Mazzini, che è il viale finale, 1 chilometro dalla stazione di Telese sino all'arco d'arrivo, completamente dritto, e soprattutto con tutta la popolazione del comune di Telese Terme che è scesa letteralmente in strada ad accompagnare l'arrivo di tutti gli atleti che sono arrivati in città. Siamo ancora intorno al 14° chilometro con queste immagini all'interno delle terme, e tra pochi istanti dovremo assistere al taglio del nastro della vincitrice della gara e del campionato italiano. Ed come vedete, Anna Arnaudo che va a vincere per la seconda volta il titolo di
mezza maratona, campionato italiano. Ed è tornata a grandissimi livelli dopo qualche problemino. Ricordiamo che Anna ha una piccola patologia non grave, legata a una sorta di anemia che le ha impedito purtroppo di poter essere arruolata in un gruppo sportivo militare, ma nonostante ciò lei non si arrende e continua a dare tutto il possibile. Adesso invece l'arrivo della maglia delle polizia al traguardo, medaglia d'argento per il titolo italiano Rebecca Lonedo, e la terza posizione che chiude il podio dei tricolori italiani, quello di Sara Nestola, portacolori della Calcestruzzi Corradini, altra società in lizza per il titolo italiano a squadre. Società dove Stefano Baldini sta sfornando atlete e atleti di uno dietro l'altro. Stefano che allena anche la Lonedo e che è presente a Telese ad assistere i suoi e le sue atlete. Qui siamo sulle fasi finali della, mentre continuano gli arrivi della gara femminile. Fasi decisive invece prima vedevamo qua il presidente May che attende l'arrivo della gara maschile, e qui appunto siamo sulla testa della corsa. Takaru Timana e Nyakundi, questi due battistrada che... Burundi Kenya per la vittoria di questa ottava edizione della mezza maratona di Telese, che però quest'anno, per come già accaduto già una volta in precedenza, assegna anche il titolo italiano di mezza maratona sia individuale che di società. Per le società è la terza prova dopo i 10.000 su pista e 10 km su strada. Vedete il tempo delle due gare che scorre sui due tabelloni. Siamo qui sempre sulla testa della corsa, dove Takaru Rutimana, pronunciabile burundiano, sembra essersi liberato da compagnia di Nyakundi. Vediamo, eccolo qui sul rettilineo finale, mentre poco fa era stata inquadrata Aurora Bado, seconda nel campionato italiano promesse, vittoria per Sara Nesto, la terza sarà Benedetta Coliva per chiudere il podio delle Under 23. Attendiamo gli ultimi istanti anche per conoscere il nome dell'ufficiale vincitore della gara maschile. Come vedete il tabellone, segniamo un'ora, un minuto e 30 secondi, quindi in prossimità oramai dell'arrivo anche del primo uomo sulla linea del traguardo. Aurora Bado, che prima citato, altro profilo interessante, giovanissima, figlia d'arte, che di questa atletica in gran salute, che ogni stagione fornisce risultati interessanti, e questo è l'arrivo che consegna la vittoria al burundiano Egide Takaru Timana, secondo a pochi metri il keniota Nyakundi, Dixon Simba Nyakundi, e poi terzo assoluto ma primo italiano Nega Genet Grippa, il fratello di Yeman, che detiene il record italiano di mezza maratona stabilito oramai un paio d'anni fa a Napoli in occasione della Napoli City Half Marathon, sempre per rimanere in territorio campano. Neca, dove stiamo correndo oggi. Neca si mette al collo per la seconda volta la medaglia d'oro ai campionati italiani. Quattro anni dopo, lui che a un certo punto aveva, dopo grandi risultati a livello giovanile, aveva anche interrotto per problemi fisici, invece poi è ritornato. Ha vinto il titolo mondiale di corsa in montagna. Qua vediamo invece le premiazioni. Maglia tricolore consegnata dal presidente Stefano May a Anna Arnaudo, 23enne. E accanto a lui c'è il presidente della Federazione Campana di Atletica Leggera, il professor Bruno Fabozzi, che consegnano ovviamente i premi, i trofei e le medaglie alle prime tre classificate del podio femminile del campionato italiano individuale di mezza maratona. Questa invece è la classifica al maschile con Crippa, Selvarolo e Fontana. Anche quest'anno un buon tempo per il vincitore, in questo caso del titolo italiano, terzo assoluto Neca Crippa, che qui raggiunge il podio. È arrivato a 30 secondi dal suo primato personale, in questo caso il sindaco di Telese, che per l'occasione ha voluto indossare la maglia della
Telesia Running Team, la società organizzatrice, per consegnare la maglia tricolore al vincitore di questa gara di oggi. Qualche difficoltà, ma alla fine riesce Neca Crippa a mettere la maglia tricolore, ora anche la medaglia d'oro per la seconda volta, campione italiano di mezza maratona. Questa invece è la classifica generale, dove vediamo infatti il secondo posto della keniana Teresia Omosa. Seconda posizione Caivano Runners con questa nuova premiazione. Riappaiono le maglie rosa della Telesia Pink Race, e qui la premiazione ufficiale della manifestazione al netto, all'atere anzi, del campionato italiano. Questo è l'interno dell'arena, che è posizionata proprio dentro il parco delle Terme di Telesia, davvero uno scenario perfetto per poter andare a segnare un titolo italiano e soprattutto anche la vittoria in una gara così prestigiosa. E tra poco arriveremo anche alle premiazioni delle società, perché l'Atletica Cassone Noceto fa il record e vince per il decimo anno consecutivo la classifica, il titolo di società, e con grande piacere per la seconda volta, 4 anni dopo il primo successo, arriva il titolo tra le donne per la Caivano Runners. Di questi tempi parlare di Caivano si vede sempre che spesso, se non sempre, con lo sport si riparta. Un campionato italiano a tutti gli effetti, eccola, perché ci conoscevamo tutte tra di noi, e ci siamo guardate per tutta la gara, abbiamo giocato tutte le nostre carte. È stata una gara abbastanza tattica e soprattutto si respirava questa tensione del titolo italiano in gioco. Verso 2 chilometri della fine ho avuto la fortuna di avere l'intuizione del momento giusto in cui provare a sferrare l'attacco. C'è stato un tratto in discesa in cui ho accelerato, allora mi trovavo seconda assoluta e sono riuscita a prendere quella che allora era prima a circa 1 chilometro dalla fine, dopodiché l'ho superata e sono arrivata da sola sul rettilineo d'arrivo ed è stato bellissimo perché io stessa non ci stavo credendo. La difficoltà maggiore di oggi è stata il vento, perché c'erano dei momenti in cui il vento era decisamente forte e faceva consumare tantissime energie. Per il resto è stato un percorso molto divertente e vario, e come percorso mi è piaciuto decisamente. Io e Rebecca Lunedo siamo grandissime amiche, quest'estate ci siamo allenate assieme, siamo andate a Sestriere, abbiamo fatto un mese di allenamento in altura assieme, e lei è arrivata davanti a me ai campionati italiani di 10 km su strada, oggi sono arrivata davanti io, ma è stata combattutissima e insomma lei, oltre che essere un'avversaria, mi è decisamente di supporto, e quindi il fatto che oggi la gara diretta fosse contro di lei sicuramente mi ha dato tantissima carica e mi ha aiutato a tirare fuori il meglio. Lo sport e le oggi energie, è stata una gara molto anche Crippa che ci racconta anche la sua vittoria. Complimenti ancora da Narra. Facilissimo, e però fin dai primi metri ho capito che bisognava stare in gruppo e provare fino all'ultimo metro, e varie volte i ragazzi davanti hanno provato a fare, diciamo, l'andatura e per scappare via, però io ho sempre risposto in maniera da non rimanere da solo. E poi comunque c'era anche il titolo italiano in palio e insomma cercavo di guardare anche quello, e siamo arrivati fino agli ultimi 2-3 chilometri a giocarcela in tre atleti, dove mi sono mancati l'ultimo chilometro e mezzo, però sono abbastanza soddisfatto e contento del risultato finale, perché comunque anche su questo percorso correre 1 ora e 2, 35-36, adesso non so bene di preciso cosa ho fatto. Il percorso si presentava difficile perché, allora, innanzitutto c'erano molte curve che, sai, all'inizio quando eravamo in gruppo facevamo ogni volta una ripartenza, e quindi quello l'abbiamo ripagato verso la fine, quando mancavano 4-5 chilometri,
la muscolatura iniziava a cedere. E poi comunque era abbastanza mosso come percorso, perché comunque su e giù e risparti così, e non è stato molto, molto facile. E, però dai, tutto sommato è andata molto bene. Dopo questa preparazione sicuramente continuerò ad allenarmi per un'eventuale maratona futura, non ho ancora scelto quale, ma mi piacerebbe fare una fine anno o comunque inizio anno, sperando di trovare una maratona, una delle maratone più veloci per poter correre, diciamo, a un risultato forte. No, e avversari era un parte comunque molto, molto buono, perché comunque sia a livello di atleti italiani che agli atleti keniani, essendo anche titolo italiano aveva attirato molte persone. Infatti anche fino all'ultimo abbiamo lottato fino agli ultimi 2-3 chilometri anche col mio compagno di allenamento Pasquale Servarolo per il titolo italiano. E quindi è stata molto combattuta come gara, a livello anche di keniani, diciamo, davanti hanno corso, ma oggi, diciamo, me la sono giocata fino alla fine anche con loro. E complimenti dunque anche a Neca Crippa, che è selezionato campione italiano di mezza maratona, come Anna Arnaudo al femminile. Noi siamo in chiusura, un grazie a Carlo per il supporto. Grazie a voi Marco per avermi ospitato. E grazie a voi tutti i telespettatori che ci avete dedicato il vostro tempo. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Rai Sport.